Coinvolgimento è questo, vedi? Allora, ma noi dobbiamo fare degli auguri questa sera, lo Dobbiamo sai? fare gli auguri, Lo chiami certo. tu il nostro Sì, ospite, sì. il 18 maggio ha festeggiato il suo 52esimo compleanno e ha festeggiato anche il grande successo della stagione teatrale del suo spettacolo Enrico Mincio da me Unplugged, e così ha deciso di tornare al teatro per una tournée estiva. È con noi Enrico Brignano! Auguri, con qualche giorno di ritardo, 55 Buonasera. Anni Enrico Brignano. Buonasera, chapeau, merci beaucoup. 55. Ma grazie, grazie, grazie. Siediti, siediti. Oh, 50, grazie, siediti perché... grazie, ecco. Grazie, grazie. Zoppichi? Zoppichi? No, stavo solo facendo un po' di scena, perché voglio dire, perché... dopo quel po' di ospite... No, perché ho visto che faticavi un pochino. No, no. Ti sei no, seduto? No, hai no. problemi all'anca? No, stavo facendo... sì. No. No, tu pensa per te alla sedia tua, che no, la sedia mia ci no, volevo sapere. Ma comunque, come? Grazie veramente Ma per grazie gli auguri. A te. Da te non me, non me l'aspettavo. Perché? No, da te come persona, non come... Perché? Ma no, ma per le cose che dicono di te, cioè, che dicono di me? La gente, che gente? Ma gente chiaramente normale, non è che cioè, dicono chi? Di quello, ma dicono ma di chi? Te. Che stai dicendo? Io che sei, mi dicono che sei ligure. Ma è vero, sono ligure. Sì, ma non ci credere, cioè, non è che devi credere. Per l'esattezza, anche se stasera so che può essere letta in modo improprio, sono di Savona. Adesso di chiedo scusa. Lo vedi? Allora lo vedi? Allora sei te. No, non è che. No, però... stasera Savona non si può dire, forte. Cioè dicono, io da te non me lo sarei mai aspettato, perché tu per cosa? Carità, che, che facessi gli auguri, perché mi hanno detto che sei una persona arida. Ma sono, ma io un po' acida, sì, dici, chi quello, mamma mia, con la mano così hanno fatto, chi quello, mamma mia, è acido come lo yogurt. Ma quello, cioè è andato, è un macello, guarda, dicono di te delle cose. Ma perché? Ma scusa. Brava ma... gente, per carità, perché? Però ma... veramente da te non me lo sono ma aspettato. Ma gli auguri sono doverosi. Io poi ti voglio bene, non sembra, guarda, ti voglio bene, ma perché lui è fatto così, ti voglio grazie. Bene come... Ma no, come no, un fratello, mi, di mi, più, vabbè, no, di più, non mi mettere in imbarazzo, un cugino, ma di cugino è meno di un di secondo grado, ma è cugino meno. Secondo grado, si è sposato tua cugina, ma ha divorziato e poi non lo vedi più, cioè, per fortuna, ecco, ti voglio bene proprio ma così. Mi odi praticamente, scusa. Comunque, a parte tutto, auguri. Regalo, cosa? Un regalo, sì, dico, sì. Se ne parla di... Ho un regalino. No, perché tu fai tanti regali a tutti, ho visto. Per i tuoi 55 anni, allora... 52. Là, perché l'ora, no, siccome per venire qui Enrico non ha cenato, lui a quest'ora, prego, facciamo entrare. Beh, no, è presto adesso. No, è presto. No, poi è presto. Ecco, è c'è una stellina in brodo che alla tua età, ecco, grazie. Questo è regalo. Grazie. Mamma mia. Come qua, è caldo. Grazie. Ma da che reparto geriatrico mi avete portato? No. Questo... Ma questo, ma nemmeno no, vabbè, adesso... all'ospedale dei... Guarda de che... Ma mangia perché non sei più. Ma il regalo, sei... sta sotto? Questo è il regalo. Questo... Ma, no, ma è de pollo o è de dado? Di pollo. Perché alla tua età, guarda che non sei più un ragazzino, Ma guarda... nemmeno te, perché mangia... poi... ma però io... Vabbè, lo posso mangiare dopo? Ma come vuoi? Vabbè. Vedi tu, scusate, e dopo, sai. Poi magari chi vuole dividerlo. Dopo, chi lo sa che succede dopo, sai? Ma dopo che? A questa età, non lo so. Ma però, quale età? No, che l'intestino poi si indispone, non so, vedi tu. Ma lascia fare, tu pensi al tuo intestino. Si indispone, il suo intestino. Comunque, io volevo essere solo gentile. Sì. Che tu non sei più un ragazzino. Non ti riesce. Non sei più un ragazzino, no? Ma questo... che vorresti dire? Che... Ma niente, ma perché? Che mi è rimasto poco. Ma che no, ma che c'ho l'ore contate. No, però pagato... mangia che si raffredda. No, voglio dire, sei arrivato a un'età importante. Importante. Tu bella... sei realizzato sia come artista, come persona. E come persona. E quindi, vedi... e quindi, a parte quei capelli bianchi, sulla, insomma, che cadono anche sulla giacca. Ma non, è, ma non è vero se me li tingo tutte le settimane. Non è vero, sarà... Il filo di Scozia, comunque, della sarta. Però arrivare a 55 anni, così, insomma, uno ci mette... 52, Arindanger. Vabbè, questa è un vezzo. Non hai memoria, 52. È un vezzo, vabbè, comunque. Sai che c'è? Guarda, comunque, ho visto, sai no, che, guarda, ho visto italiani... Aia, guarda, vedi che non si muove bene, hai visto?
che non siamo non no, ti, io non ti muovi, italiani no, lui italiani. Sarebbe pure una brava persona che non ti muovi visto bene. Così a lui sono le amicizie che ti portano sulla cattiva però strada non ti muovi bene. Le cattive compagnie tu dovresti fare un programma da solo senza pubblico la sera alle 4 di notte Marzullo quelli Marzullo. Ma di più oltre, dopo Marzullo da solo dopo Marzullo ti metti lì da solo senza ospiti e parli per tutti quelli che la notte non riescono a dormire metronotte che magari però, hanno il Gaviscon sotto il comodino mamma mia, ma vero, guarda veramente da solo te ragazzi, vedi che non si muove bene avete visto come si è seduto ma io non mi muovo più io non mi muoverò più da casa per venire qui a mangiare la minestrina questo te lo giuro a essere veramente dai su di cosa parliamo insultato parliamo ragazzi parliamo perché è giusto parlare di quello che ti pare dai. Un argomento a piacere io sono pronto a tutto politica, a scuola ciao tutti sei bisogna stare attenti ragazzi sarà politica dico la serata la politica allora innanzitutto di parlare bisogna parlare di politica non se ne parla mai guarda se c'è una cosa di questa TV generalista è che non si parla mai di politica un regalino per te c'è un regalino per me un regalino per te che secondo me ma che regalo è? Per non prendere freddo quando esci, fa la passeggiata. Quando ma vai non si abbina con niente. No, ma quando vai da mangiare i piccioni, quello sta bene perché te lo metti. Ma io non vado. Perché i piccioni a volte, sai. I piccioni sono, alto, sono morti vicino a casa mia, sono emigrati. Sono in alto, quello ti ripara. Quello, dai ma questo è brutto come regalo, cioè questo fallo a Nardo. Per metterlo vicino alla minestrina che sta bene. Ecco, allora dicevi, sì. La ma guarda, sei veramente pessimo. Comunque dicevo, di politica è importante parlarne, perché se ne parla poco, cioè in TV non se ne parla quasi mai, nei TG pure non si parla mai di politica. E poi parlare con me di politica può essere interessante, perché ho una visione diversa. Cioè io sembro, cioè quello fa l'attore, io l'attore è di secondo lavoro, in nero. Come primo lavoro, in bianco, io sono... statista, io ho un curriculum che è invidia. Statista? Statista, io ho una laurea ad onore, l'ho presa a Tirana, ma scherzi? E io ero compagno del... il trota gli menavamo sempre, però ero brunetta, stava vicino a me, era compagno di banco, lui stava davanti, io stavo dietro. Quindi di politica io ne ho masticata, cioè per questo ti dico... Sì. Che oggi, nella misura guarda come si muove male, guarda come si muove male. Sì, però niente. Sì. Nella misura in cui il corpo bipartisan di questo Stato, cioè nella misura in cui oggi, laddove il presidente col placet della consultazione delle Camere, laddove è chiaro che la responsabilità del presidente della Repubblica, laddove un ministero, è chiaro, la sinergia, bisogna sciogliere le Camere, ma prima bisogna fare il bagno. Te fai il bagno, fai le Camere, Camere e cucina, perché voglio dire, il discorso è complicato. È per il bene del paese, è per il bene del cittadino, perché il cittadino bisogna dare delle risposte anche se il cittadino non ha fatto nessuna domanda. Ma che è vostro cittadino? A cittadino. Ma no, ma è giusto, capisci? Perché noi come partito, noi come forza politica, noi come cittadino, io nella misura in cui laddove alle urne il cittadino italiano ha espresso la sua volontà, il cittadino italiano, perché caro come ti chiami? Qui? Fabio. Fabio. Caro Fabio, il cittadino, mica in quella cabina elettorale, mica tu dici che è anche io, no, il cittadino italiano esprime la sua volontà. Il cittadino italiano in quella scuola elementare dove sei basso perché dei ragazzini che chiedi ai bidelli bassi che oggi scusi dove che non sai mai dove devi andare ecco quella sessione dove non c'hai mai un documento valido che il carabiniere dove vuole sta al bagno il cittadino con quella matita che non scrive perché la matita non scrive che deve mettere perché il cittadino deve mettere una X deve mettere 1x2 tante volte anche per non scontentare nessuno, 1x2 stai a posto, però con quella X il cittadino afferma il suo diritto, la sua libertà, il cittadino mettendo la X, io che cos'è che pensa il cittadino? Quando è chiuso in quelle pareti di cartone, di compensato brutte con quelle cosa scritte zozze, con i telefoni, vieni e domani... Cosa pensa il cittadino italiano con la matita e dice al governo, dice dice il cittadino pensa, ma vaffa, ma che... No, il cittadino dice, pensa, mandatela la pianta. No, cioè il cittadino, però poi, capito, il cittadino è questo, mo io non voglio parlare di politica, no, veramente mi si rovina la cena, bravo. Lasciamo fare, per piacere, dai.
di regalo, che mi hai fatto? Di regalo. Io sono venuto per quello. Ecco. E che è? Eh? Per la caccia alla volpe, che cos'è? No, per sentire la televisione. Tu la metti. Ma io ci sento. No, ma ci senti, ma tu vedi, quando uno non ci sente più, pensa di sentirci. Come se. Vedi che non senti. Vedi che ora mi senti meglio. Mi senti. Vedi che ora mi senti? Devi parlare più forte. Ma questo sembra. No, quello si mette, sì, qua. Quello, lo metto vicino alla pastina. Sì, grazie, sì, prego, sei veramente generoso. Sì. Ma questa è roba tua, cioè regali perché l'hanno fatta a te, sono regali riciclati tuoi. Va poi, bene. Siccome è inutile sentire senza vedere bene, allora mi sono permesso questi occhiali anche qua, ecco, che, ecco, mi hanno detto che sono della tua gradazione, che ma non, signore, non è che puoi portare le lenti a contatto. Cioè tu mi vuoi così? No, non ti voglio. Ma hai fatto così? Ah! Così mi vuoi. È l'età. Con la pastina. Vabbè. Ma io veramente, guarda... Parliamo di economia? Parliamo di economia? Economia. Dai. Parlare, ma magari ci caschi. Io qui ti volevo. A me, se mi fai parlare di economia, mi inviti, sì, alle tue nozze con i figli secchi. I figli, allora, non mi sposto. Tu saprai che io, oltre il politico, faccio anche l'economista. No, non lo sapevo, senza offesa. No. Io veramente, i pomeriggi, io ho fatto, un master, un piccolo master, un mastino. Un mastino. Di economia a Napoli, un mastino napoletano ho fatto. Ho fatto economia, ma io faccio economia da tutta... Non si può sentire. Che? E mettete questo se non puoi sentire. Un mastino. E allora, allora no, siamo seri, cioè, perché l'argomento è importante, attenzione. Io ho fatto questo master alle scuole serali e a Napoli. Io sono cintura nera di economia. Io ho fatto economia, ho 52 anni che faccio economia e ho speso pochissimo perché ho fatto economia. Allora, che cosa ci impone quando si parla di economia? Allora, io ho curato personalmente le ultime fusioni, io ho un curriculum che fa paura, ho curato le ultime fusioni delle banche, le banche si sono fuse, la tua per esempio, l'ho fatta fondere. Ma che hai fatto fondere? Sono stato io, cioè, dice chi è stato, la tua banca è differente? Ma io l'ho riconosciuta perché diceva, visto, se era nascosta. Che è successo? La tua banca non era il credito bancario fittizio, no, dell'artigianato, dei lavoratori della Toscana senza il Molise? No. L'ho fusa e oggi infatti è diventata il credito dell'agricoltura, del Monte dei Paschi di Siena, delle colline, delle dei prati in fiore e le pecore che te fanno ciao. Questo è diventato. Io, per esempio, avevo la Deutsche Bank Financial Economy Starts First Incorporation, l'ho fusa, è diventata la BNB Paribas, è molto meglio. È chiaro che parlare di economia apre il discorso ai mercati emergenti e la trattativa tra dazi USA, dazi USA Cina comporta una visione globale dei tassi di interesse. E questo non lo dico io, lo dice il Sole 24 Ore. Tu lo vedi il Sole 24 Ore? Non sempre. Io 5 minuti non ce la faccio più, dopo 10 minuti mi si gonfiano gli occhi, sto sole attaccato. Quindi non è facile, attenzione. Ora è chiaro, parlare di plusvalenze, parlare di traslazioni, parlare dei punti percentuali del Nasdaq e Dow Jones, io parlo troppo tecnico, capisco che non è facile per però... tutti. Cambiamo argomento, non mi fa, veramente mi viene l'orticaria a parlare di politica in questo periodo storico. Se c'hai altri regali, se no sì, se ho altri regali, come? Ma ti accetto, vediamo dove va, altri... dove vuole andare, no, a siccome parlare. Quando sei in casa magari hai bisogno di chiamare, ti ho portato un telefono che si vedono bene i tasti. Tutte cose giovanili. L'età. Qui c'è la foto di mia madre e di mio padre. Eh sì, così puoi telefonare, capito? Senza filo. Ma vedi che non vedi, c'è il filo qua. Devi... Per filo, devo attaccarlo. Sei capace, te lo attacco io? No. No, sennò, cioè, vabbè. Vedi, questo qui. Perché c'è tasti, la foto tua? Coi tasti così, non ti puoi sbagliare. Se ma però c'è la foto tua, non ci vedi bene... C'è anche la lei, così con questo i tasti li vedi, capito? Cioè io con questo, tu con metti questo, questo. Così? Vabbè, che è meglio essere... È bello venire qua, essere ospite. No, parlavamo di mobilità prima, che tu non ti muovi bene. Hai visto oggi a Roma, la tua città? Anche il Giro, guarda, d'Italia oggi hai visto? Parlare di mobilità a Roma... Guarda, protesta, allora, sono andati piano per io so perché ho visto la partenza. I ciclisti del Giro d'Italia al terzo giro, perché al primo giro
cioè hanno, sono andati i commissari e hanno visto che ci sono un po' di buche, ci sono un po' di buche, no, ma davvero a Roma, ma non è vero, dai, scherzate. Cioè, non ci posso credere. Hanno attappato così alla, con, e hanno dato una romanella così un po' di asfalto qua e là, si sono sbrigati. Chiaramente i ciclisti, che chiaramente il ciclista che c'hanno una mountain bike, c'hanno ruote fine fine, tutte biciclette in fibra di carbonio che costano 15-20 mila euro, quello è il ciclista fatto amico. Che quindi al primo giro hanno fatto così, in francese, vari al tedesco, dopo al terzo giro i giudici hanno detto, ma che è successo? Dice, se siamo persi due o tre corridori che sono andati a finire dentro a qualche buca, non l'abbiamo trovati più. Dice, allora andate piano, cioè, è arrivata la municipale, ha messo il limite di velocità a 10 km orari, a che hanno detto, senti, ma che è? Tant'è vero, la gara si chiama Gran Fondo Schiena, perché con la sella, loro hanno selle piccole, è pericoloso perché tu te metti una buca, boom, una botta, l'ultimo... Innanzitutto si perdono le borracce, perché con i sanpietrini, le borracce, tu vai all'inizio della partenza del Gran Fondo, le borracce che trovi seminati a destra e a sinistra, ma si perdono proprio le biciclette, perché se tu, hanno ricoverato due ciclisti, perché al pronto soccorso sono andati così, dice che è successo, io non so, sento un dolore, hanno fatto la lastra, ma dentro c'è una bicicletta, c'avevano una bicicletta che per tirarla fuori... Vabbè, Corelli. La cosa più difficile è levare il manubrio, perché è fatto... Un altro regalino. C'hai un altro regalo? Sì, un altro regalo. Questo qui. Che è? Salvavita. Basta che schiacci il tasto e arriva qualcuno. Ma guarda, io ho solo 52 anni, non mi hai preso per un centenario. Tu non ti ricordi. A parte che peggiora la situazione di giorno in giorno, adesso te lo dico perché tu lo sappia. Comunque ne hai 55. Tu perché sei arrivato prima di te? Quanti anni c'hai te? Lascia stare, io sono il conduttore, tu sei l'ospite, parliamo di te. Le domande le faccio io, non ti preoccupare. Va bene, tu allora, che ce devo fare? Che cosa aziona questo cancello? Arriva qualcuno, arrivano dei signori che ti... Suora! Questo arriva, suora! La vostra è fredda, va bene. Perfetto. Oh, allora, di che volevamo parlare? A quest'ora non lo so di che si può parlare. Cori so. Ma perché? 9 e mezzo. Che si può... Guarda, non lo so, che ore fai? 9:27. È l'ora giusta perché è passato qualcosa. Io parlerei d'amore, visto che l'amore è un assegno circolare, dove lo metti sta, come il grigio, sfina. Cioè l'amore... Allora, io dico una cosa, caro Fabio, io non so se tu sai, che noi italiani, così, tra il lusco e il brusco, le fronne al fresco, ci crediamo degli amatori, fini dicitori, depositari del sesso, cioè, Casanova, ecco, no? Tom Berde fa, Latin lovers. In effetti, che l'ultima indagine Doxa dice che noi italiani, nella classifica mondiale non siamo più primi. Mi dispiace molto questo. Ma non è solo colpa tua. Ma che c'entro io? No, perché tu abbassi la media. No. La vendetta brutta. Nel senso che questo primato ce l'avevamo forse una volta, ma adesso non più. E indovina chi ci ha battuto? Non lo so. Chi è primo al mondo? Non lo so. Come Tom Berde fa, lo dice la parola stessa, i francesi. I francesi, vedi. I cugini d'Oltralpe, capito? D'Oltralpe. No, nel senso, io me ce la prendo perché dico, ma come, i francesi, ma davvero, non ce li facevo. Perché tutti queste cose qua. Perché loro è la lingua, sono capaci nella lingua, non ad adoperarla, cioè nel parlare. C'è una lingua affascinante. Affascinante. La donna francese ce l'ha un pizzo, magari quando c'ha le fregole, la donna francese che è lì pronta. L'uomo francese va là, è così, va là e fa, c'est mes soirs, voilà, gilette, albo, peciò, voilà, gliela incarta. E la donna francese gli è ancora appresso col materasso. Guarda che parla francese anche la donna francese. Parla francese anche la donna francese. Però la donna francese, quando sente il francese detto da un francese, è un'altra cosa. Dice, allora, sono tua. Capito? Ma, però, a prescindere il fatto che siamo stati battuti dai francesi, e questo a me mi sta qua, e va bene. Il problema è anche sul numero di rapporti sessuali durante l'arco del mese. Cioè? Noi eravamo al terzo posto, guarda, ci hanno superato i greci. Cioè, tu ti rendi conto? I greci ci hanno superato, ci hanno messo al decimo posto, perché i greci fanno l'amore a stomaco vuoto. Cioè, nel senso, la fortuna dei greci, c'hanno lo yogurt. Cioè, che tu quando fai l'amore, prima vai a cena, t'attrippi, poi quando stai lì rendi poco. Invece il greco c'ha lo yogurt magro, un po' di feta, due olive e, capito? E gli danno giù. È pazzesco. Infatti,
I greci, questo è statistica, questo non lo dico io, questo lo dice. Allora, la doxa, ogni mese il greco ha 11 rapporti e mezzo con la propria donna. Che, de media. Come mezzo? E mezzo, non lo so perché mezzo, perché 11 rapporti li capisco al mese, mezzo la pomiciata e vanno via. Però la media è quella, una toccatina e tutti a letto. Ma questo non per un periodo breve, ma anche dopo 30 anni di matrimonio. Sto greco si mette lì con la moglie, dopo 30 anni, badabom, 11 volte... Ma un accanimento terapeutico, no, sta povera donna 11 volte al mese e basta. Sta più di 2 volte a settimana, ma non si può. Porella, invece il greco dovrebbe, con le olive, una cosa e un'altra, però... Così, regalare, come si dice, una botta al cerchio, una botta alla cognata, una botta a cugina, cioè, capito, questo dovrebbe diversificare, ecco, fare un regalo d'amore anche ad altre donne. Questa è, secondo me, a proposito dei regali. Enrico Brignano, bravissimo! Sono finiti? No. I regali? Come? Questi sono... È mai fatto, il servavita a Beghelli, la lente in grandimento. Ho bisogno di te, perché a una certa età si esce magari meno di casa, non si ha voglia di vedere nessuno, anche se tu sei in tournée... Anche d'estiva fai pur di non rimanere a casa. Ad agosto lavori? Non è vero, no. Ad agosto lavori? Lavoro, sì. Anche a Ferragosto? Ma non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. Io ho detto che facciamo una vacanza itinerante, sì. Poi la sera esco un attimo da fare la tournée. Spettacolo. Anche a Ferragosto? Anche a Ferragosto. Eccolo. Allora, siccome quando a casa... Quando a casa? A una certa età, sì. Io ho pensato di farti un regalo che sono sicuro ti farà piacere. Perché alla tua età si fa quella cosa lì. Che? No, tutte le... Aspetta, stai qua. Datemi questo quello, mi fa paura, quello, a me questo è un uomo che mi fa paura. Ultimo, questo, guarda che mi ha regalato, guarda, il signore Padre Eterno. Il brodino. Questo qua, ecco. Vieni qua. Vai qui in mezzo. Allora. Ah, vado a vedere i lavori stradali. No, andare a vedere implica uscire, non è detto che tu ce la possa fare. Allora, questa è la grande idea che mi è venuta. Noi ti abbiamo regalato un kit... E chi te l'ha dato? Un kit per lavori in corso da casa. Cioè, questo tu te lo porti a casa. Quando sei a casa, tu ti metti lì. No, questo è l'errore. Le mani dietro la schiena. Ma lo sai che a Roma noi questi non li vediamo più? Ma da tempo, Questo ti può lavori in corso. Ti può anche essere utile. Tu ti metti con le mani dietro la schiena, scuoti appena appena la testa e qui c'è anche il CD con i rumori dei lavori in corso e tu a casa tua, senza uscire, fai la cosa più adeguata alla tua età. Ti ringrazio, stato veramente... Enrico Brignano, ospite, Enrico Brignano! Grazie a tutti, arrivederci! Buon compleanno! Buon lavoro a tutti! Grazie! Pubblicità! Grazie tante! Chapeau! Pubblicità, grazie. Enrico Brignano!